Sarà un'edizione speciale, la 50ª dell'incontro nazionale dei Madonnari, appuntamento del 14 e 15 agosto a Grazzi di Curtatone. Quest'anno le tradizionali raffigurazioni religiose sul sagrato del santuario lasceranno spazio alle immagini ispirate dai canti della Divina Commedia. Un progetto ambizioso che ha trovato il sostegno anche di Fondazione Comunità Mantovana e Fondazione Cariplo ed è stato sviluppato grazie alla collaborazione con la società Dante Alighieri. Sarà dunque un'occasione unica per proiettare l'immagine del borgo come capitale dell'arte madonnara e per far conoscere le eccellenze della nostra provincia a livello internazionale. Si cambia nel segno però della continuità, perché la tradizione vuole che i Madonnari siano i protagonisti. Il tema darà loro la possibilità anche in qualche modo di elevarsi. Non più l'idea di chi davanti naturalmente a un sagrato realizza figure religiose, ma che invece ci aiuta a ricordare un racconto che è la storia del nostro grande paese, la storia dell'Italia. Verrà creato un particolare percorso per far vivere ai visitatori un'esperienza immersiva nell'arte dei Madonnari. Ognuna delle 135 piazzole previste per altrettanti artisti vedrà un soggetto diverso, assegnato per sorteggio e ispirato ad una situazione del poema dantesco. L'idea è proprio quella di riuscire a mettere insieme l'idea di pellegrinaggio dantesco e del pellegrino che va al santuario delle Grazie. Del resto tutta la commedia è proprio un po' concepita in questo modo, come una specie di percorso che porta dalla situazione umana alla situazione celeste attraverso l'implicatissimo, l'intricatissimo e ricchissimo patrimonio di testi antichi, della patristica, eccetera, che conducono all'immagine che Dante ne fornisce. Ma come si colloca dunque questa edizione speciale nella tradizione dell'arte madonnara? Innovazione e tradizione per noi sono un must che va di pari passo. Quest'anno è un'opportunità unica, quella di esaltare l'arte madonnara con artisti da tutto il mondo che dipingeranno, rappresenteranno la Divina Commedia. Le tre cantiche, Paradiso, Purgatorio e Inferno, rappresentano per noi un'opportunità unica di divulgare la culla dell'arte madonnara, il borgo di Grazia, uno dei borghi più belli d'Italia nel contesto mondiale. Un'operazione di alto profilo che è un omaggio dell'arte alla cultura italiana. Dante, come dice lo scrittore albanese Ismail Kadare, è inevitabile. Anche in questo caso dobbiamo dire che non dobbiamo parlare di effimero quanto di popolare. La manifestazione che vedrà impegnati centinaia di artisti che daranno il loro contributo rappresentando Dante nella strada, ma questo non significa che sia effimero, questo significa che è popolare, come i canti di Dante sono popolari.